Salve ragazzi, ed eccoci arrivati alla seconda puntata del video. Quindi in questa parte qua vi mostrerò praticamente la sgrossatura fine. Andremo anche a crearci un utensile con la curvatura identica a quella dell'ottica, ma naturalmente contraria, il quale ci servirà poi per la successiva fase di levigatura con gli abrasivi. Questa è la finitura con una fresa, il primo passaggio con la mola a tazza con una grana 80. C'ha, diciamo, una finitura compatta ma abbastanza grossolana. Adesso passeremo quest'altra mola, mantenendo la stessa inclinazione naturalmente della macchina, visto che le mole sono identiche, ma questa mola è una grana 240. Allora, andiamo a rimettere il piatto. Abbiamo sostituito la fresa, mettiamo il paraschizzi, quindi accendiamo la pompa, accendiamo il nostro motore, accendiamo il piatto. Ho sentito con il dito e sento che tutta l'ottica è più liscia. Ed ecco l'ottica dopo 5 minuti di lavorazione con la fresa da 240. Diciamo che al tatto è molto liscia, quindi mi sta molto bene. Adesso quindi siamo pronti per fare l'utensile con la stessa curvatura ma opposta. Ed ecco qui ragazzi l'utensile smussato dalla parte opposta, diciamo fatto convesso. Vediamo che questa è l'ottica, vedete com'è lattiginosa, e il mio sferometro segna 7 centesimi dalla parte, diciamo dallo zero a sinistra, perché appunto è concava. Adesso se lo prendo e lo metto qui, vedete che segna 7 centesimi, ma dalla parte opposta. Vuol dire che praticamente questo è esattamente la stessa curvatura di questa, ma dalla parte contraria. E come vedete, questo è l'utensile. Vedete che è convesso? Questo è l'utensile. E questa è l'ottica, che naturalmente ha la curvatura uguale ma opposta. Mettiamo in un punto qualsiasi, lo mettiamo qui, come vediamo appunto dallo sferometro abbiamo una curvatura di 7 centesimi che equivale ad un raggio di curvatura di 2515 mm. Quindi la focale del nostro specchio al momento è di 1250 mm circa. Quindi, essendo un 25 cm di diametro, abbiamo un F5 preciso. Adesso, naturalmente, quando andremo a lavorare con i diversi abrasivi, lavoreremo con gli abrasivi invertendo continuamente gli specchi, in modo da non scavare ulteriormente la curva, da mantenere questo F5. Quello che vado a fare ora, che mi porterà via qualche minuto di tempo, è di fare un bordo a 45 gradi sull'utensile e sull'ottica. A questo punto metteremo la macchina che gira abbastanza veloce.
in questo modo. E procederemo con una pietra a appoggiarla sul bordo, abbiamo sempre il nostro acqua, appena così, in modo da creare un 45 gradi. Adesso qua il bordo smussato, una piccola smussatura così va benissimo per evitare schegge. Quindi per questa parte è tutto, e spero che il video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo al prossimo video nel quale la macchina sarà impostata appunto per la levigatura. Un saluto a tutti voi, ciao, buona giornata.